vuoi tentare di poggiarlo da qualche parte, no? Sindaco Emiliano, siamo vicini alla scadenza delle primarie per il Partito Democratico, incombono le elezioni americane che sicuramente lasceranno traccia, influenzeranno questo momento politico, e la stessa destra si accinge a utilizzare uno strumento, come dire, di democrazia. Innanzitutto, lei si è iscritto alle primarie? Non ancora, devo essere sincero, devo correre a farlo, anche perché questo sistema della pre-iscrizione è un sistema che tende a correggere alcuni difetti che abbiamo verificato, cioè quando le primarie non sono istituzionalizzate, cioè non sono regolate dalla legge come accade in America, non si va a votare diciamo contemporaneamente destra e sinistra, sono primarie interne ad uno schieramento, il che significa aprire al rischio che sia l'altra parte politica a decidere il risultato delle primarie. Questa cosa non può più essere, bisognerà trovare la maniera, visto che le primarie adesso le vogliono fare tutti, di avere una legge che consenta nello stesso giorno a tutti di andare a votare per i propri candidati di destra e di sinistra, in modo tale che uno non può andare a votare per l'altro candidato. E diciamo che quindi questo regolamento così stretto serve ad evitare impatti negativi sul Partito Democratico, e io mi auguro ovviamente che non sia un freno però alla partecipazione. Secondo me è un'occasione imperdibile. Il Partito Democratico, devo dire, è partito molto prima di ogni altra forza politica, è partito dalla Puglia, perché la prima volta in cui abbiamo fatto le primarie, e sono state qui le primarie per Nichi Vendola e con Francesco Bocci, e quindi noi abbiamo una lunga esperienza, i grandi cambiamenti della politica italiana sono cominciati dalla Puglia, è qui che per la prima volta è stato eletto presidente della regione un comunista omosessuale, è successo di nuovo in Sicilia, io sono felicissimo di questa cosa, anche perché abbiamo fatto saltare in aria letteralmente questa volta tutti i luoghi comuni, tutte le stupidaggini che dicono sui meridionali, tutto ciò che si dice sulla nostra incapacità di interpretare le cose nuove. Ed è stato a Bari che per la prima volta un magistrato della direzione distrettuale antimafia è stato eletto sindaco, e anche questi sono segni di profondo cambiamento. Mi dai là per chiederle, visto che lei è sindaco di una città che dati alla mano testimonia una serie di virtù amministrative, proprio all'interno di un mezzogiorno e di un paese che arranca in qualche maniera, Bari ancora una volta è in controtendenza, è un bel trampolino di lancio per le sue aspirazioni. Innanzitutto non è merito di Monti, cioè noi avevamo cominciato un lavoro di spending review molti anni fa, quando io sono arrivato qui al comune di Bari nel 2004 non avevamo i soldi neanche per comprare le matite, siamo stati quasi 2 anni senza poter fare manutenzione alle strade e avevamo più in generale una quantità di sprechi di denaro che non venivano neanche percepiti dall'amministrazione, in particolare dalla giunta. Quindi è stato un lavoro lungo, un lavoro che è passato anche attraverso atti simbolici. Per esempio abbiamo smesso di prendere aerei importanti e frequentiamo molto spesso compagnie aeree che non cito, ma che un tempo venivano considerate low cost e quindi, come posso dire, inammissibili per un sindaco. Abbiamo letteralmente distrutto il cerimoniale del sindaco. Il sindaco di Bari ha un cerimoniale che mette insieme neanche 20.000 euro in un anno. Abbiamo distrutto l'auto blu, noi abbiamo solo 4 auto ibride, non dirò qual è la marca di queste automobili. Ieri ero c'era Schifani per la celebrazione della festa delle Forze Armate, c'era un tripudio di auto blu come se niente fosse. E qualche cittadino mi ha detto: signor Sid, ma col tassì sei venuto? Perché la mia macchina in altre città viene utilizzata per fare il tassì. E ecco, sono piccole cose, ma Bari è per esempio una città che ha dimezzato il numero dei suoi dirigenti
erano 70 quando sono arrivato qua, adesso sono meno di 40. Significa stipendi in meno, significa distribuire il lavoro. Abbiamo un numero di dipendenti che è il più basso tra tutte le grandi città italiane, le città metropolitane. Abbiamo un rapporto quindi tra costo della prestazione di lavoro e il risultato che è il migliore che esista in questo paese. Sulla spesa di parte corrente, quindi sull'uscita di cassa, il personale grava solo per il 24-25%. Quando ho detto questi numeri a Monti, Monti ha pensato che fosse merito suo, il Presidente è così da prima che lei arrivasse. Adesso non vorremmo però che con i suoi tagli lineari lei non tenesse conto del fatto che noi abbiamo fatto questo lavoro e tagli a metà ciò che noi abbiamo già ridotto, perché in questo caso avrebbero fatto bene quelle città che hanno continuato a sprecare. Questo è il concetto fondamentale. Per la verità io mi riferivo anche a una notizia che noi abbiamo ripreso come Affari Italiani qualche giorno fa, Bari, che arriva agli onori della cronaca per essere la città che ha l'IMU più bassa nel paese. L'IMU sulla prima casa, noi siamo un'amministrazione di sinistra, quindi noi aiutiamo la piccola proprietà e cerchiamo ovviamente di distribuire il carico fiscale su chi invece ha molta ricchezza, cosa che bisognerebbe fare sempre. E quindi abbiamo l'IMU sulla prima casa che è la più bassa in assoluto d'Italia e questo evidentemente per noi è un grosso orgoglio, anche perché contemporaneamente siamo tra le prime tre città italiane. Abbiamo partecipato alla fase finale del cosiddetto Oscar del bilancio dell'ANCI, siamo arrivati tra le prime tre città e questo è un risultato importantissimo, perché evidentemente dà conto che anche al sud non ci sono solo storie di fallimenti, di default, di richieste di finanziamenti per tappare i buchi, ma ci sono storie di gente che in silenzio, senza chiedere niente a nessuno, si fa bastare i soldi che ha, e questo evidentemente per noi è molto importante.